dobbiamo far iscrivere i partecipanti alla gara cosplay. Questo mese però abbiamo già perso 5 lavori. E sempre per il solito motivo. Perché? Non abbiamo ancora trovato la nostra vera vocazione. No, perché tu come di salvo qualche casino. Non è mai stata colpa mia. Io sono un capo espiatorio. Capo espiatorio? Avanti concorrenti. Topolino, ma è l'ennesimo Topolino oggi, ma per quale motivo non riesco a capire perché sia così famoso, così conosciuto? Forse perché è l'unico fumetto esistente oggi? Da quando è che sei diventato così sacente, Stelvio? Comunque, ha una traccia audio? Certo, eccola. La ce la dia. Oh, bene, e nel frattempo che analizziamo la traccia audio, venga a lasciare i dati grafici, sì. Il nome cattivo? Il nome cattivo, sì. Lorenz Vanderwitt. Deve essere successo qualche incompetente, non ci preoccupi. La traccia è corrotta! Ma come? L'avevo controllata prima. Accidenti, a queste tracce audio, le gare cosplay degli anni 20 erano molto più semplici da gestire prima dell'arrivo del sonoro. Ma che fiera è questa? Manderò una lettera di reclamo agli organizzatori. Stili cose combinate, faccio andare via un altro concorrente! Si è corrotto! Senti, fai la cosa, dammi qua un che lo guardo io. Stili, mi testi anche il cartello, per favore? Perché è sporco? Magari così ti funziona un pochino! Riprendi questo cartello. Avanti, prossimo concorrente! Salve, vuole iscrivermi alla gara? Salve. Oh, bene! E lei che cosa sapreste? Ah, io sono il grandissimo Barone Rosso! Con la pistola! Aspetta, Stelvio, aspetta! Probabilmente è una replica! No, è un modello originale del 1915! Aspetta un attimo, Stelvio! Probabilmente è scarica! Ah, no, veramente è carica! No, no, ma alla sicura! Lo potevi dire prima allora. Vabbè, io vi lascio i dati anagrafici con una foto originale del Barone Rosso. Arrivederci. Aspetti un momento, e la pistola? Tornerò a prenderla dopo. Adesso andrò a seguire un'interessantissima conferenza sullo sviluppo del sonoro dei film al padiglione Fitzgerald. A dopo. Arrivederci. Ma che cos'è tutta questa confusione? Dove il presentatore? Leva tutto questo. Tutto questo. Io sono il presentatore della gara. Sì. La presento io. Siamo in ordine, siamo qua, sì. Allora, mi raccomando, non sbagliatemi i nomi sono importanti, quello che c'è scritto sulla scheda anagrafica. Sì, cioè, sì. Io non li conosco queste persone nuove, tutti questi artisti emergenti. Questo come si legge? Chaplin? Scaplin? Che cos'è? Oh no, Stelio, che cosa hai combinato? Hai sparato al presentatore! Ehi, gli volevo dare una pulitina! Una pulitina? Ti pare che ti abbia dato una pulitina? C'è tutto sporco ora! Come facciamo? Dici che prendiamo anche questo lavoro? Probabilmente giù in gallera, Stelio! Oh! No, in gallera! Basta questa pistola, basta! Adesso che cosa facciamo, Olio? Stelio, se vogliamo mantenere anche questo lavoro, c'è soltanto una cosa che possiamo fare. Soltanto una cosa. Dobbiamo sbarazzarci del cadavere. Non posso, mi fa il petto il sangue, non posso. Senti, ci hai messo tu in questo casino e tu ce ne tirerai fuori insieme a me. Forza, io devo spostare il cadavere. Chiamare i soccorsi. Se non vorrei, sta morendo. Se non vogliamo essere licenziati per la sesta volta, non possiamo chiamare i soccorsi. Lui ha visto troppo, ci ha visto in faccia. Stelio, qui c'è l'unica cosa da fare.
Devi finire quello che hai cominciato. Oh no, io non posso sparare un essere umano, no! Ma l'hai fatto prima! E mi dispiace, non ci sono! No, prego! Non posso! Non ti vuoi muovere! Non abbiamo tutto il giorno! Ma che tu non sai cosa vuol dire stare in questa situazione! Non lo puoi capire! Hai capito? Vai silenzio! Oh no! Che è successo? Stegno! Oh, finalmente Stegno, l'hai fatto! Oh, ci voleva tanto! Allora aspetta, vieni qua, non è finita! Posa questa che non importa più, adesso dobbiamo rubargli il portafoglio, per riusciranno la rapina! Forza! Oh, guarda, Olio! È una stazione di denti blu, c'è una tuta, ma pensa sia originale! Stegno, questa non è una semplice... Non è una semplice immagine di Betty Boop, è un'immagine usata di Betty Boop. I miei originali la riconosco dalla firma. E vale anche un sacco di soldi. Forse potremmo rivenderla a caro prezzo. Che è successo qui? Oh mio Dio, una carcassa! Siete stati voi, alle pistole in mano! No, non è come sembra, solo un secondo colpo era per ucciderlo! Stupendo! Questo è un omicidio! Vi manderò subito in prigione! No, lo prego, non ci rimandi un'altra volta in galera, io non ho fatto nulla, io... è stato lui che mi ha sparato, e lui voleva sparare anche a me, voleva uccidermi, capito? Io non c'entro niente, guardi il suo sguardo omicida, in pieno di rabbia. Ma non è vero, sei stato tu a dirmi di sparare! Io non ti ho detto di far nulla, vieni qua, io ti ho detto, vieni qua, maledetto! Basta, 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 non vi sopporto più. Siete la cosa peggiore che abbia mai visto. Ma che cos'è? Sembra un'illustrazione autografata di Betty. Un'illustrazione così di Betty, perché la conosce? No, è che sono un collezionista. Allora forse potremmo metterci d'accordo. Va bene, penserete voi alla gara cosplay, ma e anche al cadavere. Noi non abbiamo mai presentato una gara cosplay, guardi Stanley in che condizioni è un cretino! Come fa a presentare? Non c'è tempo. Fatela voi, tanto in due ne potete fare uno. In due ne fate uno. Bene. Presentatori? Beh, io penso che uccidere quel signore sia la cosa migliore che ci sia capitata. Ma veloci, direttore! Veloci! Sai Stanley, mia madre ci va sempre. Se vuoi raggiungere le vette più alte ti devi sporcare le mani. E diciamo che avrei incontrato il direttore, arriveremo ancora più in alto e conquisteremo tutta la fiera. Però il direttore potrebbe essere un problema per noi, potrebbe crearci qualche grattacapo. Non ti preoccupare, al direttore ci penso. Meno male che al direttore ci pensa lui. Stupido! Numero 1, Emanuele Bolognari che porta Pinguino da Batman. Un applauso! Da quando sono nato, la mia vita è stata l'inferno. I miei genitori, per la mia deformità, mi gettarono via nelle fogne di Gotham e lì fui cresciuto da dei pinguini. Per anni sono rimasto nell'ombra, poi qualcosa cambiò. E finalmente riuscii a farmi accettare a Gotham fino a diventare sindaco. Tutto sembrava migliorare fino a quando arrivò lui, Batman. Grande discorso, Oswald. Il mio nome non è Oswald, è Pinguino. Io non sono un essere umano, io sono un animale a sangue freddo. È giunta l'ora. Questi sono i nomi di tutti i figli primogeniti di Gotham City. Anch'io lo ero. E come per me, un terribile destino li aspetta. Stanotte, mentre i loro genitori festeggeranno, essi staranno sognando ignari, nelle loro culle sicure, nei loro rettili soffici. Noi la piomberemo e li rapiremo e ce li porteremo dentro queste fogne e li scaraventeremo in un profondo e buio sepolcro. Quanto? Uccidere
dei bambini nel sonno, ma non è un tantino. Non un tantino, è tutto! Miei cari pinguini, è arrivato il momento di fare piazza pulita a Gotham! Questa volta nessuno sopravvivrà! Brucia Gotham, brucia! Anche il giapponese di Stelio, si vede che hai preso un corso di giapponese. Buonasera, sono Rumi Kurosawa. Sono qui alla finale del Firenze Comics per presentare... i concorrenti. Io sono Renzin Guzzi e... ok... ecco a voi Reiji, Ranmaru, Ai e Camus, i Quartet Knight. Camerini.
Come siete carine, spero vinca il migliore. Grazie, è stato un piacere gareggiare con voi. Piuttosto, chi era che faceva quel rumore? Nicco, Nicco, Nii! A cosa ti riferisci? A questo mi riferivo. Hai qualche problema mentale? Nicco, Nicco, nuovo. Ma sei scema! Sono te chi sarà ora l'idiota che dovrà aggiustarlo! Ran Ran, non si parla così alle ragazze! E voi scusate, Ran Ran è un po' nervosetto. Forse doveva metterci dello zucchero su quella banana. Io ci avrei messo il miele e il caramello. Che cavolo dite? Io amo le banane! Banana is perfect! Robot. Patrizio, vai Patrizio! Thank you.
vedete? Riuscite a vederlo? Sì, lei, proprio lei. Mi scusi, ma dovevo proprio dirglielo. Lei ha una testa deplorevolmente grande. Una specie di monumento. Un pianeta. Ma che dico, un magnificente ed eroico globo. Vorrei tanto farle un cappello. Però vediamo, che cosa potrei farle? Una cuffia? O una paglietta? O qualcosa per il boudoir? O un cappello a cilindro? Un bicorno, un tricorno, un garibaldino, un fez? Cappella! Grazie. Beh, ne riparleremo poi. Ora devo fare presto, che è tardi. Che dire, buon viaggio, a vederci a tutti. Io sono Feller, primogenita di Odino, comandante delle legioni di Asgard, legittima erede al trono e inoltre la dea della morte. Mio padre è morto, e così anche il principe Feller. Un tempo noi eravamo la sede del potere assoluto del cosmo. La nostra supremazia era indiscussa. Tuttavia Odino si è fermato a 9 regni. Il nostro destino è di regnare su tutti gli altri. E io sono qui per ristabilire quel potere. Inginocchiatevi ed elevatevi al rango della mia grande conquista. Chiunque tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto, arrenditi subito. Altrimenti non mostreremo alcuna pietà. Chiunque io sia, hai sentito una sola parola di quello che ho detto? Pensavo di essere stati felici di vedermi. Va bene. La porta è blindata. Avevi proprio intenzione di sacrificare Francisco sin dall'inizio, dottoressa. Sei perspicace, Mr. Death. Ma non importa quanto provi a spingere quella porta. Solo un esplosivo ad alto potenziale potrebbe danneggiare quella lega. Restituissimi il pony prima, e forse parlerò. Ricorda che io ho anche avuto accesso alle informazioni più segrete dell'Umbrella, Hank. E so anche che la tua pistola si chiama Matilda. Ecco il tuo campione del DUSP. Diavolo, ma perché lavoro per l'Umbrella? Qui è piena di pazzi, ho soldati con la pista delle missioni. Comunque, abbiamo il prototipo G2 pronto per l'uso in questo laboratorio italiano. Fai un altro passo falso e lo farò sentire al pubblico. Sentire il G2? Una versione potenziata del virus di William Birkin? No, in realtà è di G2S. Voi non siete una minaccia solo per la consigli, ma anche per il mondo intero. Fantastic.
Userò i vetri di questi prototipi per formare nuove armi batteriologiche. Mi spiace, Francesco, ma dovrò lasciarti qui. Sei un gran uomo, ma ti vedo più come un... Un amico? No, un errore. No, sono stato fentonato! Io penso che sia successo di peggio. Sei stato ferro, Donato. Seguimi, conosco un'altra uscita. Prometto di non spararti. Mi sento così errore razionato. Sono due caramelle che ti seguo e sono già due volte che mi spari. Meglio evitarci altre sofferenze. Questa è ripensarci bene. La terza volta potrebbe essere quella buona. Fai in strada. Di diritto e chiunque lo neghi è mio nemico. Thank you.
amico in me. Più di un amico in me. E anche se in giro c'è qualcun altro che vale più di me. Certo, sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene. Quanto me sai, con gli anni capirai che siamo fratelli ormai e che il destino ha deciso che c'è un vero amico in me, un vero amico in me, un grande amico in me. Il signor Stark ha preparato il suo intervento. Non risponderà a nessuna domanda. Grazie. È passato non molto dall'ultima volta, ma oggi mi atterro a testa. Ci sono alcune congetture che mi vedono implicato negli avvenimenti accaduti sulla Parkway e sul terrazzo. Mi perdoni, signor Stark, davvero vuole farci credere che una sua guardia del corpo dentro un'armatura è apparsa opportunamente al momento giusto? Sappiamo tutti che lei immagino è un uomo... che possa disorientare, ma una cosa è dubitare della versione ufficiale, tutt'altra cosa è lanciare delle accuse cappate in aria o insinuare che io sia un supereroe. Io non ho mai detto che lei è un supereroe. Non è? Bene, perché sarebbe una cosa strampalata e... fantastica. Io non sono certo uno che fa l'eroe, mi pare evidente, vista la mia lunga lista di difetti caratteriali, tutti gli errori che ho commesso, principalmente in pubblico. Attieniti al testo. La verità è che... io sono Iron Man. Thank you.
sempre un viaggio in questa fase del lavoro. Sono un paio d'anni che non usiamo più questa roba. Io spero che funzioni. Dovrebbe, il materiale ha una durata di 5.000 anni. Non c'è tempo per una perizia di parte. Accensione. Do. Re. Vigo. Il premio migliore di interpretazione va a...
perdoni, perdoni. Dov'è il signor Stark? Ecco il signor Tony Stark. Bravo! È sobrio? No. Non è sobrio, un applauso! Si mette accanto alla famiglia, alla felice o alla principale. Un applauso per te! Una scelta di tutto casuale, non c'è nessuno mai con niente. Proseguiamo! Ross Premio! Premio! Miglior accessorio! Accessorio migliore! Più meglio! Più bello! Quello è veramente buono! Che proprio lo fai! Bene, premia il giurato per terzo! Grande Mitchell! Vicepresidente del vostro prato, che si occupa della gestione della gara corta di questo evento. Pure il primo dei Black se ne frega, devo fare ma si sa che è stesso. Vecchi stori. Bene. Dove finire lo ciocco? Allora, ci vuole questa spancia. Ma si sembra il premio per il migliore accessore. Let's go! A numero 21, Predator! Non lo si vede? No, è apparso? Si sente di ogni incredibile! Un applauso! Sembianze umane! Giurato da Kenzo! Un applauso! Sei contento? Grazie. Oh, un complimento che posso fare. Bel capello. Ma quello da Prezzo o quello da Prezzo o quello che ha adesso? Non lo so più nemmeno io. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Il premio. Abbassa la musica. Abbassa la musica, vuol dire leva il punto. Grazie, bene. Dobbiamo andare. Il premio miglior gruppo, il gruppo migliore, lo sapete, insomma, il gruppo migliore anche di nostro gruppo, il premio lo stanno cercando, non c'è il gruppo. Si era nascosto questo pubblichino. Premia la giurata Valentina Rossi, no, la coppia, sì, come devo chiamare, parlanti 1-2, parlanti Mannucci, vabbè. Parlanti Mannucci, avevo un modo di dire. Ah, Mannucci, scusate, prendiamo Masani e Studi, Bene. Ok. Che premio era? È gruppo. T. Bene. Lo vuoi dire T? Va bene. Te lo ricordi? Te lo ricordi. Prova. Allora, il suspense. Il premio miglior gruppo lo vince. Che posso fare tutto io, Game of Thrones! Venite! Si vogliono bene la vita reale, come sono venuto qua! Quante le combinate! Tutti belli felici, noi ne abbiamo mai visto così! Finalmente sorride, è una risata demoniaca! Prego, comandi Mannucci! Ecco voi, fantastico premio! Un applauso al mio gruppo di Friends e Comics! Un applauso! Grazie! Siete in treno a far completare la prego, se non va a problema, non ci siano fatti 20 minuti, posso, giusto? Perfetto! Grazie! Abbiamo il premio! Abbiamo il premio! Probabilmente farà una nuova serie su questo premio. Secondo me qualcuno vuole dare. Spoiler! Bene, guarda! Era un altro premio, un po' per nastro, non ce l'abbiamo mai. Non lo so, va bene. Coppia, la miglior coppia, non è un singolo, non è un team, è un duo. Un fantastico duo, tre duo. Chi c'è il giurati? Premio di
Il giurato Pino! Oh, Giovanni, finalmente! Il giurato delle scatole! Delle scatole, perché le bene! Chi andrà a premiare il giurato Matthew Barney? Chi andrà a premiare? Quali sono stronci? Matthew Barney! Quali sono stronci? Non mi sa, scompare! Che sorpresa! Io penso che Beppe abbia di come... No, no, è un dono, è un dono molto profondo. Ah. Allora, il premio di mio coppia, oh, di Firenze Comics va ai numeri 19 e 20, Hank e Sartor. Ciao Luminita, un applauso. Ciao Luminita, dove siete? Sono ancora, non vedo muoversi. Ci sono Rumbo, Sare, ci sono? Sare Luminita, sono loro! Con la falci! Che suspense! Non mi vuole mettere questa luce, però è possibile. Prima votazione per carpitici di gradimento delle soundtrack. Con il mio applauso! Vieni qua, prende il giurato Massimali, detto il buon presto. Foto di Guido, prego la coppa, tanto che si rende con la coppa, la faccio, segno, tanto non lo uso, un applauso, siete contenti, fortissimo, potete mettermi accanto al giurato, posso fargli un complimento? Benedetto, grazie. Possiamo andare avanti? Volete che andiamo avanti o che ci fermiamo, che ne so, per un'ora e mezzo, così non fai pausa? Non ho sentito bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ci mette il freddo, perché c'è? Ci prendiamo una pausa! Vedi. Ci prendiamo una pausa! Cos'è questo applauso? Non lo so, perché siamo pedalati, siamo mica in palestra. Ti do quasi il premio! Andiamo avanti! Non dovete premiare questo. Premio speciale Cinevide Comics! Cinevide Comics, ecco me! Più Baini! Ricordiamo, oltre al conto c'è anche un mese gratuito di Netflix. Non quello gratis, un altro in più! Un altro mese gratuito di Netflix! Netflix! Un mese di Netflix! Quello che vedete, sono fantastici contenuti! Lo vince Udi! Un applauso! Ecco l'applauso! Signor Budi, una cosa prima di andare. Facciamo la challenge che va molto su YouTube. Budi, o no, ce l'hai? Ci vediamo. E adesso rimango lì fino alla fine. No, scherziamo, è andato via. È andato via, è andato. Ha comprato il tuo cartone migliore. E volevo dire, è andato via. Prego, vai a... Oh, no, mi dispiace, solo... Applauso a Budi. Oh no, però... c'è solo il tuo cartone, oh, mai. Se non vuole stare con il tuo cartone, può portare lì. È un po'. Vuole stare, non so come dire. No, qui senza problemi. Il premio speciale, azione cosplay brato. Azione cosplay brato. Questi infatti ragazzi con la maglietta blu che hanno gestito la... Si è occupata di organizzazione. Che hanno gestito la gara. Come vedi, mi piace di te. Bene, bene, ha giocato il mio rosso. Il mio rosso. Dalla punta pure. Si
Allora, vince il premio. Un segno di voi, un segno di voce, un strano pigiamino. Ecco, con questa si fa scuro, è quello lì, sono quello che ha detto, come dico, vengo un giugnaio. Credo che non mi lo facesse. Chi ha vinto premiazione Cosme Prato? Vincelo Olio! Prato, va! Ciao, ciao! Ciao! Arrivederci! Domani, arrivederci! Ciao! Premiazione Cosme Prato va al numero 12! Howard il popolo! È questo imperatore che fa il premio! È il premio! È un premio molto speciale! Un applauso! Peppe si è spatrializzato. È quello che ci deve dire. Bravo! Bravo! Fatti fare la foto di Rico. Bravo, Lina. Se ci puoi fare una solo preferita. Sì, fai, vamo, si è messo la faccia. Puoi suonare col becco. Un applauso a Rico. Ma il comando a distanza? Molto pesante. Bene, allora, rimango qui. Ora ci sono i premi un po' più grossi. Prima di sempre uno. Siamo al succo, alla creme della creme. Per un più bambino. Manca tre. Signori, il premio. Vado a casa. Lo sai che a metà delle riprese non vedrai nulla perché sono davanti. Allora, premio miglior femminile. Femminile, devo dire. Femminile, ah, questo è il perfino. Miglior femminile! Bene, prega. Lo vince? Femminile. Lo vince? Salane! Che porta la sigla, ma non sta a sentire che è su! Non ti aspettavi, si vede! Andiamo con un altro, Se vuoi, dico, se vuoi, lo diamo! Miglior maschile! Oh no, Luca, questo è un bel non si può superare. Sono un bel capofonte. Questo è facile, lo vedi in te. Tu te la batti, ma se vuoi, lo vinto. No, bellina, sei un pegliato a miglior maschile! Vince! Tutti insieme. Olì, una mano su Olì. Olì,
Ah, certo, sì. Tangerine è così semplice. Troppo semplice. Bene. E ringrazio ancora la media. Ci ha permesso. Allora, faremo un'eccezione. Per. No, state buone. Per questa relazione non diremo il nome, ma faremo direttamente partire dal ciao. Dove dovete indovinare chi? A tutto volume. Aspetta. È molto semplice, quattro, dico, lo vince e parte. Signore, ringraziamo MDA che ci ha organizzato. Grazie, poi lo spazio reale. Ricordiamo che domani ci sarà un altro raccolto. Se l'avete detto oggi, magari ci sono e tipo, ci sei domani anche Magibari? Sì, domani. Ci sei. Oh no! E allora noi non ci saremo. Penso di no. Bene. L'ultimo premio, viaggio alle Canarie. Oh!